Ciao ragazzi, a quasi un anno di distanza dallo scorso video che vi è molto piaciuto e che metterò da qualche parte qui, torniamo nel bosco per vedere una giornata di lavoro di un boscaiolo, ma questa volta andremo nel Monte Vogur, che si trova al confine tra la provincia di Udine e la Slovenia. Il giorno vediamo che non è proprio dei migliori, perché come vedete è molto nuvoloso e sulle montagne in realtà, dato che siamo ai primi di dicembre, ha nevicato. Quindi ora raggiungeremo il boscaiolo che si trova nel bosco, vediamo come sta procedendo con il taglio. Noi andremo su in macchina mentre lui è già là che lavora, quindi partiamo. Lasceremo Micia a casa, vero Micia? Allora, siamo in macchina che partiamo, nel mentre dovrò anche mangiarmi il mio panino col gorgonzola perché non ho fatto colazione. Andiamo. Non so se si vede sul finestrino, ma è iniziato un po' a piovere, forse la nevica. Vabbè, staremo a vedere. Tanto infatti vediamo che anche il panorama non è proprio dei migliori. Siamo sempre più in alto, ora stiamo arrivando alla bocchetta di Sant'Antonio e c'è proprio una bella nebbia. Eccoci. Qui vediamo i cartelli. Slovenia, noi andiamo in Slovenia. Bene, ora lasciamo la strada asfaltata e imbocchiamo la pista forestale ed entriamo in una zona, qua vediamo il cartello. SIC cosiddetta, cioè è una zona protetta. Allora, siamo arrivati in una zona in cui la nebbia se n'è andata dalla strada, però la vediamo tutta qua giù, a valle. E noi continuiamo sulla pista. La strada ora è sempre più innevata e siamo arrivati ad un bivio. Siamo all'altezza di circa 1000 metri. Però proseguiamo sulla destra. Bene, siamo arrivati, parcheggiamo la macchina in mezzo alla strada, veramente, ma tanto non passa nessuno qua, e raggiungiamo da qualche parte nel bosco, seguiremo il suono delle motoseghe, il boscaiolo. Intanto appunto vediamo che ci sono già delle legna tagliate qua. Ora scendiamo, soffriremo un po' il freddo. Allora, mi sono ben coperta, sento effettivamente il rumore della motosega, quindi procediamo lungo la strada. Sentite qua il rumore. Allora, vediamo chi lo trova. È nascosto dietro questi alberi. Eccolo lì. Imbocchiamo il sentiero innevato. Io chiaramente mi sono attrezzata per camminare qui con delle scarpe da ginnastica. Vabbè. Ecco l'albero. Che cade. Ciao papi! Ciao papi! Oh! Non era previsto. Mi fa gli scherzi? Papi! Ciao! Come sta andando la giornata? Va, Da che ora sei qui? ma arrivo verso le 7:30 più o meno. Adesso le giornate sono corte, quindi siamo a dicembre, di conseguenza si Quindi inizia un po' più tardi. Sono nella neve e quest'anno la vedo dura perché mi sa che coi prossimi giorni arriverà tanta neve in sta zona qua, perché siamo a 1100 metri di altezza. si chiama Monte Vogu, Sì, questo. la cima è proprio lì. Ah. Qui è un appezzamento di 15 ettari. Siamo sul confine sloveno, un'area protetta, zona SIC, sito di interesse comunitario si chiama. E Qui hai cosa dei vuol dire vincoli. che è protetta? E hai dei vincoli perché in sta zona qua nidifica l'alloco degli Urali,
una civetta, un gufo e poi ci sono degli orsi che arrivano dalla Slovenia. Allora dal 1 marzo al 1 giugno, prima era 1 luglio, adesso fino al 1 giugno non puoi lavorare. Ma l'hai mai visto tu il loco? Sì, l'ho visto anche qua sotto. Ah, se vieni verso o mattina presto, quando è ancora buio, o verso sera, lo becchi sempre. E gli orsi invece li hai mai visti? Ho visto le impronte, camminavano su e poi... se vanno dalla parte slovena in periodo di caccia, là li possono uccidere. Qua no. Beh, ma adesso saranno in letargo, penso. Ma guarda, allora, nel 2007, nel 2007 c'era tanta neve in sta zona qua. Io lavoravo qui a 100 metri, fino a aprile è stata neve in quel periodo lì, e l'orso era in letargo proprio qua dietro. Ma dai! Qua c'era, c'è un buco, c'era pelo di orso, c'era un osso dentro. Ah, ma dai! Lì dentro, questo dai, bosco di faggio, tutto faggio orsi. Qua, tutto alto fusto. E per tagliare bisogna fare progetto di taglio, e è giusto che sia così. E devi lasciare, vedi come faccio io? Qui... ti segnano le piante da tagliare, come adesso ho tagliato quella lì, è segnata di rosso, c'è un puntino rosso. Ah, vediamola. Eccola là. Ah sì, sì, si vede il puntino e rosso. E qui devi fare i lavori come vanno fatti, perché è giusto che sia così. Qui è il puntino rosso. Questa è una zona impervia, che sono solo sassi, cresce poco, no? Ci vogliono 60-70 anni perché maturi una pianta così. Di conseguenza, se tagli tutto, chi arriva dopo di te non troverà niente, se lasci così qualcuno troverà, no? Non io, perché ormai io sono di una certa età, però fra 15-20 anni queste piante che io lascio seminano, e quando c'è rinnovazione sotto queste le puoi tagliare, non tutte, lasciare qualcuna puoi ripassare poi. E per esempio adesso qual è una che ha il puntino rosso che vediamo come la tagli? Puntino rosso, ce n'è di là, ma... Ah sì, là le vedi? Ecco, vedi quella là? Vedo uno piccolo laggiù. Sì, è piccolo là. Sì, adesso ho tagliato qua, adesso questo rimane così. Vedete, questa qui è puntinata di rosso. Togliamo le sterpaglie. Questa era piccola, quindi è stato veloce tagliarla. Orco! Qui è tutta proprietà privata. Ma ci viveva la gente una volta con... capre, 2-3 mucche. Vieni a vedere, vai. Lì c'è un rudere di probabilmente una vecchia stalla era. Lì ti mettevano dentro 2 mucche, pascolavano quel poco che c'era, però il proprietario ha vissuto, ha mantenuto 3 figlie, mandate a scuola e quindi con poco riuscivano a vivere. Questa l'ho fatta. Questa? A destra della pista è già stato tagliato e a posto così. Perché il faggio c'ha un seme pesante, non vola via col vento, cade sul posto e rimane lì, e quindi devi lasciare tanta chioma sopra in modo che nascano le piantine piccole. Qui invece da tagliare sono sassi, qua c'è di tutto un po'. Per dire adesso, qui non mi hanno segnato perché su 15 ettari fanno un po' di aree di saggio. Prendono ipotesi 200 metri quadri e segnano le piante che sono da tagliare e in base a come hanno segnato tu prosegui. Ma chi si occupa di segnare? Devi prendere un dottore forestale e lo paghi, costa circa 600-700 euro un progetto di taglio. In questo caso qua io taglierei questa pianta qua, delle due, lascio quella più bella dritta. Lì. Qual è più bella? Questa qua, col fusto più dritto. Ah, vabbè, sì, questa ovvio. Zona qua non farai mai tronchi per segheria, perché crescendo sui sassi così hanno una venatura tutta un po' storta, non è una bella venatura dritta, quindi è tutta roba da ardere questa. E tipo qui che pianta taglieresti? Ma qui taglio sta qua, vedi che è rovinata un po' sotto lì. Ok, quella quindi quelle un po' più brutte. Dentro. Ah, quella è marcia. Quella di là, in mezzo lì, che ce n'è già piante,
In realtà potresti lasciare questa e quella di là e tagliare queste due qua, oppure lasciare questa, tagliare quella. Quelle piccole lì, queste sono piccole, si possono tagliare queste qua. Ok, e ci fa, spieghi come tagliare una pianta? Si accende la motosega. Sì. Inevitabile. Si abbassa le orecchie. Si pulisce un po'. Un tappo. Facciamo il tappo. Il tappo lo si fa dalla parte di cui vogliamo che l'albero cada. Eccolo, il tappo è là. Caduta. Ne tagliamo un'altra. Ecco qua, questa era più fina. E vediamo che la tecnica è sempre quella. Prima si fa il tappo. Stiamo salendo in cima. Qua c'è un po' di abete che ha preso il bostrico. Il bostrico è la malattia dell'abete? È un parassita che sta facendo gravi danni. Questa è andata giù col vento. Ah. Lì è il ciliegio. Quello lì è vecchio, quel ciliegio lì. Probabilmente avevano anche qualche albero da frutta sopra qua. Siamo arrivati? Sulla cima. Questa è la punta. Hanno messo il cippo lì. Con le indicazioni dei monti circostanti. Ah, che bello! Aspetta, aspetta che faccio vedere. Qui qualcuno ha messo una Madonna lì. Oh, che la butti giù! Oddio! Non mi ero accorta! Allora, eccoci qua. Monte Mia. Monte Mia è metà italiano e metà sloveno. Monte Matajur. Monte Johannes, che è nella nebbia lì. Il Monte Stol, che è in Slovenia. Monte Lubia, che è un po' più basso qui. Quello là è il Monte Stol, innevato. Il Monte Mia. Questa è la Valle del Pradolino. La chiamano anche la Valle degli Orsi. Una volta sul confine, quando c'era la Jugoslavia, passava... La chiamavano la Cortina di Ferro, che partiva da Trieste fino a Berlino, andava su. C'era una fascia di terra, circa 30 metri largo, che tenevano pulito e pattugliavano dalla parte della Jugoslavia. C'erano le ronde che passavano sempre a controllare. Adesso ormai è crescendo il bosco. Quindi hai detto che sono 15 ettari, ma poi effettivi, cioè che si tagliano? Ma siccome sono sassi, qua c'è di tutto, 8-9 ettari. Questo ho tagliato, queste piante qua, che hanno ancora la foglia su, luna vecchia di agosto. Bisogna guardare sempre la luna, sempre in luna calante, luna vecchia. La luna di agosto, luna vecchia di agosto è la migliore. Perché? La pianta ha spaccato il ceppo, la trave, dura molto di più. Se tagli in luna vecchia di aprile, va a marzo subito, che, perché probabilmente in aprile la pianta assorbe tanta acqua e c'ha tanta acqua dentro e quindi tende ad andare marcio. Io taglio sempre nella luna vecchia, evito la luna di dicembre e quella di aprile appunto. Anche dicembre va a marcio su? Dicembre non è male, però non è neanche buona. La peggior luna è la tredicesima luna. Le migliori sono agosto, luglio, giugno. È buona anche la luna vecchia di febbraio, anche perché il faggio c'ha tanta acqua dentro. Tu lo tagli con la foglia gli assorbe l'acqua che c'ha dentro. Quando la foglia è secca così, anche la pianta dentro ha poca acqua. Quindi è anche una questione per il trasporto, hai stesso volume, meno quintali, meno usura di gomme e la pianta ce l'hai già pronta per bruciare, tagliata e spaccata. Ma perché si taglia in luna vecchia e non... È perché la luna giovane tende a tirar dentro l'acqua.
no? Se uno vuol fare manici di pala, di mazza, l'una vecchia di maggio, quella è la migliore, non si spacca il manico, me l'hanno insegnato i vecchi. Ma qui oltre ad orsi e all'oco degli Urali ci sono altri animali? Fino all'anno scorso era pieno di cervi, ce n'erano tanti, quest'anno non ne vedo impronta, non so cosa è successo, o sta arrivando il predatore che è il lupo e quindi il cervo si sposta, chiaramente probabilmente ci sarà qualche branco di lupo, se arriva il lupo una bella rogna. Però io vedo impronte, papi, scusa. Ah, queste sono di volpe? Allora, dato che la storia della cortina di ferro mi ha incuriosita, andremo un po' a vedere com'è il confine tra il Friuli e la Slovenia. Quindi ora ci rimettiamo in macchina. Andiamo. Anche qua vediamo impronte di volpe, vicino a quelle di mio papà, che è già arrivato lui in Slovenia. Nel frattempo abbiamo lasciato le motoseghe dove eravamo prima, tanto non passa nessuno, e quindi ci siamo avvicinati di più al confine. Siamo un po' più in basso, quindi c'è meno neve. Ecco qua, c'è una colonnina e indica il confine, quindi... Sì, sì, il confine, vedi, è così. Sì, vedi che è pulito. Una volta pulivano bene, adesso si sta chiudendo pian piano. È vero, c'è effettivamente uno spazio. Anche vedi, qua Slovenia qua, e qua Italia. Parte. Adesso viene su qualche nocciolo, ma una volta era pulito e di là che era Jugoslavia. Qui pattugliavano sempre, c'erano le ronde che controllavano il confine e non attraversavi, non andavi di là. Bene, allora grazie di aver guardato questo video. Oggi abbiamo fatto un giro quindi sul Monte Vogu, abbiamo visto come si taglia ad alta quota e abbiamo visto anche il confine sloveno. Mm. Cosa devono fare, papi? Cosa dovete fare? Ognuno faccia quello che vuole. No, devono mettere mi piace. Devo mettere un mi piace, mi pare. Sì, e seguire. E seguire il canale? Esatto. Ecco. Iscrivetevi. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ah, ma un video? Ho fatto il video, aspetta.